Allora, riprendete carta e penna. Allora, riprendete carta e penna. E qui troviamo delle domandine facili, facili, facili. A cui rispondere. Visto che volete 3.000 euro al mese, no, 3.000 euro al mese, che poi capito, cioè, all'azienda fra l'altro costate anche di più perché c'è anche il ratio di liquidazione che deve mettere via, poi c'è il ratio di tredicesima e quattordicesima, cioè, ma chi ti assume? Dai, diciamocelo chiaramente. Però no, invece no, perché tanta gente ce l'ha, quindi vuol dire che qualcuno lo fa. Allora, domandina facile facile. Quali problemi sei in grado di risolvere? Lui è facile. Salute? Problemi di salute? Vieni da me, c'ho il Natuzzi, ti sdrai, ti visito e risolviamo il problema. Ti faccio fare una cinquantina di analisi, no? Anche perché ormai non c'è più un medico che ti dice ah se non vede proprio tutto il papier possibile. Quali problemi sei in grado di risolvere? Quali benefici offri ai tuoi clienti barra datore di lavoro? Che benefici offri? In che cosa eccelli? Qual è la cosa che sai fare meglio? E guardate così come se dovessi rispondere io, dovete rispondere voi. Che cosa ti rende unico, a parte il DNA? Che cosa ti rende indispensabile? Usciamo, andiamo a pausa, caffè, dici no, non gliela potremo fare. Perché tu sei il migliore? Questo è un dramma, sì, è vero. Come ti differenzi rispetto agli altri che vogliono fare la stessa cosa e fregate il posto a 3.000 euro al mese, lorde? E quindi alla fine perché scegliere te? Fa tira l'ansia? Io faccio la guida tanto bene, ma che me frega a me? Ok? Facciamo pausa, è partito il dramma, eh? Che stiamo scherzando? Stiamo per dire. Questo è il piatto forte, hai capito? Eh? Allora, chiaramente, finisco di spiegare e poi facciamo pausa, dai. Tanto lo sapevo per cui. Allora, è evidente che messa così è un pignone inenarrabile, no? Apparentemente sembra così, no? È chiaro che voi lo dovete. Allora, questa cosa non è assoluta. Che cosa ti rende unico? Ripeto, il DNA. Le impronte dentali, guardate se sai, no? Ogni tanto lo, cioè, esistono tutta una serie di cose fisiche che sono uniche. Sembra pure il taglio delle orecchie ci rende unici, poi non lo so, la tromba d'Eustachio, non lo so. Ok, il problema è riferito sempre a quello che volete fare voi e agli obiettivi che avete deciso di perseguire. Quindi non è assoluto, non è che tu sei il migliore in assoluto, ma che cosa tu pensi che possa realmente fare la differenza nel tuo background rispetto a, in modo tale che quello cerchi di metterlo in maggiore luce, cerchi di valorizzarlo al meglio. Ci siamo? Quindi è chiaro che rispetto al proprio percorso professionale, rispetto agli obiettivi che abbiamo, rispetto a dove vogliamo andare. Allora, queste sono domande inquietantissime, poi invece rispondendo, se ci provate e poi le vediamo un attimo insieme, scoprirete che sono molto meno angoscianti di quello che sembrano e che sono invece una chiave interessante di lettura nuova. Perché io questa cosa la faccio fare alle aziende. E vi assicuro che è un dramma, cioè se mettono veramente, cioè, o ti dico una cantilena perché il mio è un prodotto di qualità, perché noi siamo affermati da 30 anni, perché abbiamo una tradizione dai no, che non frega niente, perché te compri IKEA? Perché te compri IKEA? Diciamo, io non la compro IKEA, perché compreresti IKEA? Perché costa poco, perché di design, perché fa figo e fa delle polpette da paura. Voi qua IKEA non c'è ancora arrivata, no? Beh, vi salvate.
IKEA fa delle polpette svedesi, che non si sa che roba è, ma insomma, è tipo ciappi, con la salsa di mirtillo. E vedo, cioè lì veramente è la dimostrazione di quanto la natura umana sia evolutiva. Quando io ho mangiato sta roba, e io adoro le polpette, però insomma quelle veramente ciappi, poi con la salsa di mirtillo, però dice ok. Io l'ho mangiato in Svezia e dice vabbè, sto in Svezia, che fai? Non te la mangi, è roba svedese, IKEA. Fantastico. Quando me li sono trovato a Roma, mi ci hanno portato apposta a Bologna per fare questa visita guidata, mistica, tipo no, Padre Pio, eccetera, eccetera, e chiaramente mangi questa roba e dice ma di che? E pensi, questa roba se viene a Roma non fa un euro o una lira, perché all'epoca c'erano ancora le lire. Assicuro che adesso a Roma hanno due punti vendita IKEA, la domenica famiglie intere, nonni, nonno, nonna, zio, zia, papà, mamma, bambini, tutti in fila col vassoio a IKEA a fare il pranzo della domenica con le polpettine svedesi e la salsa di, no? Quindi è evidente che se a Roma si mangiano sta roba, il mondo è cambiato profondamente. E l'uomo effettivamente ha una natura evolutiva. Allora, il discorso è, ora ci prendiamo un caffè, 10 minuti di pausa e proviamo a rispondere. Chiaramente, proviamo a rispondere in maniera semplice, perché le domande sono semplici, no? Non sono complicate. È l'ansia che vi complica la vita, ma non sono le domande complicate. Proviamo a rispondere in maniera semplice. Ok? Allora, buon caffè, ci vediamo tra poco. È un approccio a imbuto e serve a ragionare su, ovviamente, chi ha già tanti anni di esperienza, su quali sono le sue reali competenze distintive. Su chi ha meno esperienza, comunque a ragionare su un percorso anche di automiglioramento, di autodefinizione. Quindi è chiaro che problemi sei in grado di risolvere, è evidente che in assoluto molto pochi, ma rispetto a quello che hai in mente, rispetto al motivo per cui stai mandando per esempio un curriculum, rispetto a quello che tu vuoi fare realmente nella vita, allora ti faccio la stessa domanda a te come guida. Se sei guida, quali problemi risolvi? Apparente, però una volta che tu hai trovato, allora, chiaramente questo perché non hanno l'esigenza di chiamarti come guida, ma il momento che tu stai facendo la guida, che problemi stai risolvendo? Allora, ci siamo. Allora, il problema è che cosa sto a risolvere, no? Quale problema risolvo? Non è assoluto, non è riferito a l'iperuranio, è riferito a il momento che mi fanno fare realmente quello che voglio fare, quello che sogno di fare, quello per cui sto mandando un curriculum, che cosa sto risolvendo in realtà? Quindi lei ha detto due elementi chiavi, informazioni in poco tempo, e quindi è chiaro che il parametro tempo per lei è fondamentale. Riuscire a dare una percezione di tempo rapido, ma nello stesso tempo lei volendo li può portare in giro per Piazza dell'Uomo, li tiene 4 ore quelli, no? 4 ore hanno visto tutto quello che c'è da vedere? No, perché sanno che gli manca qualcosa. Allora il problema è dargli invece la percezione che nelle loro 4 ore hanno visto molto di più di quello che è umanamente possibile vedere e quindi racconteranno, abbiamo trovato una guida fantastica. Sto estremizzando, no? Ci siamo? Quindi, che, quale problema risolvo è nel momento in cui sto facendo finalmente, mi fanno fare quello che vorrei fare, finalmente sto facendo quello che vorrei fare, comunque rispetto ai miei clienti, che problema sto risolvendo? Ci possiamo ragionare, ok? Ognuno ha il suo. Non è assoluto, è assolutamente relativo al momento, al contesto e al lavoro che sto facendo. Chiaramente, se non lo sto ancora facendo, mi serve immedesimarmi nell'azienda che, per esempio, dovrebbe decidere se mi prende o meno. Quindi mi serve immedesimarmi nel cercare di capire come posso scrivere meglio una eventuale bio.
Nel materiale didattico trovate uno schema di come si fa una biografia con 5 domande guida. Una delle domande guida è come ti posso essere utile. Come ti posso essere utile se ho capito qual è il problema per cui tu chiameresti me, che può essere scrivere in modo efficace, che può essere, no? Risolvere un problema di ambiente, di atmosfera, di cura delle persone, di profumazione. Possono essere tanti problemi, no? Che io sto risolvendo. Ok, allora ho un argomento, tra virgolette, di vendita, ho dei modi di potermi proporre più facili. Ci siamo? Che benefici offri, no? È la seconda domanda. Allora, se sto risolvendo un problema per l'azienda, in realtà che beneficio gli sto dando? È un modo diverso di porsi. Un ambiente profumato. O no? Per qualcuno fa tutta la differenza del mondo, non c'è ancora una cultura, ma qualcuno apprezza particolarmente, anzi, esistono tutta un filone di studi che dicono che se l'olfatto è allenato a sentire certi odori, produci o hai o vivi in un certo tipo di comfort, di relax, di produttività, anche di idee. Quindi, che benefici do? Ci siamo? Lui. Sì, però a questo punto esplificata, però sai, sono professionale vuol dire è un po' generale. Entriamo nel merito, cioè sono professionale perché, esatto, perché questo mi aiuta nel propormi, mi aiuta nel dire delle cose che sono interessanti, perché sto ragionando nell'ottica del cliente, nell'ottica del datore di lavoro. In che cosa eccelli o cosa sai fare meglio? Che cos'è la cosa che ti viene meglio? Per esempio, a te, come guida, restiamo nel parametro guida, che cos'è che ti viene meglio del lavoro, dei tanti aspetti che compongono la professionalità di una guida turistica? Che cos'è quella che... Conta quello che dicono loro, abbiamo detto stamattina, no? Fantastico. L'hai scritta da qualche parte sta roba? Allora, se riesci a scrivere questa roba o a scrivere a qualcuno dei tuoi ex clienti e a fargli scrivere in inglese, francese, tedesco, austriaco, ciociaro, torinese, quello che so di loro lì, questa cosa, quale guida turistica ha un feedback dei propri clienti? Nessuno. Queste sono due cose in cui tu eccelli. Lo dicono i tuoi clienti, quindi cioè, bacetto, bacetto, come si dice? In più c'hai uno, due, tre, quattro testimonianze, ti fai il trip advisor di te. Questa è la nuova logica del mondo professionale. Dobbiamo approcciare in questo modo. Dobbiamo ragionare in questo modo. Quali territori ti sono grati di tutto ciò? Ovviamente poi il territorio corrisponderà a dei funzionari, a delle persone che hanno, no? Ok, andiamo a sentire, andiamo a chiedere, andiamo a vedere che cosa dicono di te, che cosa è che eccelle delle tue qualità. Certo. Ok, cioè non è che cosa eccelli, no? Che ne so io che cosa c'è? Non nulla. Però riferito a un lavoro, riferito a una cosa specifica è molto più semplice, ma quindi vedete che l'esercizio non è folle, è chiaro che in assoluto nessuno sa rispondere, a meno che uno non ha un ego smisurato o si crede Napoleone, allora è diverso, no? Qual è la domanda dopo? Che così di spalle non me le ricordo. Quindi a questo punto che cosa ti rende unico?
come guida turistica a Lecce, stiamo parlando, una cosa ti rende unica al mondo. Abbiamo detto il DNA, le impronte digitali, le impronte dentarie, non so, ci sono tante cose, no? Però dico, che cosa ti rende come guida turistica a Lecce? Come facilitatore territoriale, che cosa ti rende unico come, no? Che è una cosa diversa da che cosa ti rende unico in assoluto. Sto così con quello del piano di sopra. No. Cosa ti rende unico? Niente. Ci si può lavorare, no? Certo, non deve essere cammino sulle acque e non le sporco. Non so come dire, cioè, non deve essere una cosa divina, una cosa normale. Cioè, che vuoi che ti renda unico? Cioè, unico nel senso di distintivo, non unico nel senso l'unico. A parte che l'unico è una botta di tasse, una isa, nome peggiore non lo potevano trovare, no? Che cosa ti rende veramente, no, speciale? Ed è un qualcosa che fai tu in maniera particolarmente curata, dedicata, con passione, con amore, che gli altri ti riconoscono, però, perché insomma, no? Gli altri vedono in te questa luce, vedono in te questa cosa. Non è niente di trascendentale, ma è una cosa su cui lavorando, su cui valorizzando, su cui acquisendo consapevolezza, ti permette di crearti il tuo spazio vitale, ti permette di crearti la tua comunicazione efficace, ti permette di valorizzarti rispetto ai tuoi competitor. E quindi ti permette di trovare magari più clienti, di trovare clienti più in linea con quelle che sono le tue esigenze. Ti consente di farti pagare un euro in più, che insomma male non fa. Ci siamo? Complicatissimo, no? No? Che ti rende unico a te, a parte il bianco e nero? La? Inteso in... E quindi accoglierla. Accoglierla eventualmente a girarla in un modo che non si era. Ispirando, cerco di modellare in un modo quella cosa, in un modo che se mai l'inconsistenza venga meno. Comincia ad essere un approccio interessante per un fotografo, no? Se ne può parlare, no? Faccio stampa digitale, capito? 24 foto, 30. Un approccio diverso, no? È chiaro che il momento che vado da un fotografo mi aspetto un approccio diverso, mi aspetto un approccio che mi sorprenda anche in qualche modo, che mi dia degli elementi magari anche spiazzanti, no? Lui sta parlando di un approccio che poi è chiaro, bisogna vedere se trova adepti, se trova interesse, se lo riesce a veicolare in un modo caldo. Però è un approccio che comincia a essere interessante, eh? Non stiamo a parlare del 18-24, non stiamo a parlare di cose banali, no? Già il fatto del bianco e nero, capito? Cioè, mi riesco a spiegare quindi che cosa significa lavorare in questo modo? Cioè, dobbiamo trovare veramente un po' il pelo nell'uovo, ma un po' è proprio guardare le cose con un occhio molto più semplice, quasi da bambino, molto, no? Concentrato sull'essenziale. Dopo che c'è una domanda... Cosa ti rende indispensabile? Chiaramente nulla, quindi tutto può essere sostituito, tutto si può fare meno di te, però se proprio devo essere indispensabile, che cosa ti rende indispensabile? In un mondo ideale, in un mondo fantastico, che cosa ti renderebbe indispensabile come guida turistica? Se avessi la bacchetta di Cenerentola, trasformi tutti i clienti in zucca e te dai con...
Può essere interessante questo, sì. Però appunto questo è un taglio che può essere interessante, no? Cioè l'appartenenza però come segno di distinzione unita alla passione, perché magari uno c'è nato per sbaglio e non è detto che abbia questa passione, questo trasporto per, quindi lo riesca a rendere, no? Beh, questo è, non è che altre idee di indispensabilità vostra. Beh, con mamma e papà siete indispensabili, cominciamo a prendere, no? Più o meno. Con qualcuno che c'è vicino siete indispensabili, no? O no? Cioè, cominciamo a mettere in dubbio questo e è finita, andiamo. Quindi, l'essere concreti ci rende indispensabili, per esempio, no? Ora chiaramente io non conosco il panorama leccese, però per dire, se lui è l'unico che dice che fa le foto in bianco e nero, non è che gli altri non le fanno, ma se lui è l'unico che le dice, diventa indispensabile il fatto che lui è esperto del bianco e nero. Magari non è detto che sia verità assoluta, però nella percezione di uno che non lo sa, vede lui, vede gli altri, quello che dicono, e dice questo deve essere un esperto. Ci siamo, mi rende indispensabile questa sua caratteristica che è peculiare, perché è una cosa che mi colpisce all'attenzione. Ovviamente a chi riconosce nel bianco e nero le caratteristiche di una foto di maggior qualità e quindi è comunque un profondo conoscitore del sistema delle foto, perché se no di che stiamo a parlare. Però è anche vero che, perché io devo sempre lavorare come entry level, cioè perché devo sempre lavorare con le mezze cartucce, perché devo sempre fare le foto amatoriali, posso fare le foto, come direbbe un fan, dei piani alti della Madonna. Le reggo o non le reggo? Boh, se sono convinto che le reggo, perché non ci provo? Perché devo stare a spiegare come funziona internet? Se faccio dei sistemi informatici da paura, faccio dei sistemi informatici da paura. No, sul medico è un po' difficile invece, perché devo, comunque c'è un percorso che devo fare, niente da fare, non posso spacciarmi per primario se non lo sono. Però dicendo, no? Ci siamo? Altre idee di indispensabilità? Il viaggiatore per caso come fa a essere indispensabile, perché non torna? Interessante questa cosa, vedi? Tu risparmi o fai risparmiare anche gli altri? Ora tu capisci da te che una cosa del genere è proprio, di questi tempi è proprio indispensabile, no? La capacità di far risparmiare le persone, sto dicendo, ma la capacità di far risparmiare le persone è una qualità che ci rende indispensabili. Ovviamente una profonda conoscenza del mercato tale che coglie le opportunità migliori al prezzo migliore. Questo ti rende indispensabile. Non è un valore assoluto, no? No, no. Ti dà la cipolla? Prendi la cipolla. Grazie. No, ho finito. No. Allora, ho finito adesso. Ok? Sì. Lei perché è indispensabile? E dai, su, qualcosa bisogna dirlo nella vita. Per la disponibilità. Può essere, dipende dall'ambito in cui lo vai a, ovviamente a... Per un medico ovviamente la disponibilità ti rende indispensabile, cioè, purtroppo va dosata, però può essere una chiave per esempio di accesso al mercato, però. In un mondo in cui è... No? Quasi tutti i medici ti danno dalle alle, essere diciamo più disponibile per esempio in un orario più esteso, non dico in assoluto, può essere un valore aggiunto e quindi ti rende preferito, quindi indispensabile. Adesso non mi ricordo qual era il tuo ambito lavorativo. La sociologia comunque. Dipende allora da dove andiamo a...
ma in generale nei lavori che ho fatto, sì, certo, mi sono sempre distinta per essere stata molto disponibile. Te l'hanno riconosciuto gli altri. Come orari, oh, fantastico, vedi? Cambiamenti. E questo ti può rendere, diciamo, procurandomi anche ulcere a volte, però. No, questo magari è eccessivo, però sì, ok. Bene. Altre idee di indispensabilità? 3-1-3-1, no? I pompieri, no? Ok, qual è la domanda dopo? Perché sei il migliore? Perché sei la migliore guida di Lecce? Perché? Che cosa ti... Allora, facciamo... Cambio la domanda. Ne ho facoltà. Ah, sì, scusi. Che cosa ti manca per essere la migliore guida di Lecce? La laurea in beni culturali, visto che ho la laurea in lingue, per esempio. Io non ho una conoscenza artistica di altissimo livello, però ho studiato da sola. Ma. Diciamo che... vabbè, comunque sono brava a far vedere sia l'arte che il folklore, che... cioè, mi reputo brava in questa cosa. Quindi sei la migliore? Migliore, magari no, non arriverei mai a dirlo, però... Piccolo ego, via, su, via. Ah. Allora, il pezzo di carta, non credo che girate per Lecce quei pezzi di carta, c'ho questo, c'ho questo, c'ho quello. No. Uno. Due, quanto è realmente avvertita dai tuoi clienti questa tua carenza? No, non l'avverto. E quindi chi se ne frega? Quindi è una tua problema mentale, sì, che è ok. Decidi che ti manca sto pezzo di carta, pigliatelo. Buonanotte, che problema c'è? Studi un po' di più e te lo prendi. Fine. Quanto costerà? No. Tre è ok. Ho meno competenza artistica, diciamo, di base, ho più competenza sul resto. Sei la migliore sul resto. Chi l'ha detto che la guida turistica è valutata sulle competenze artistiche? Mica stiamo a far pattinaggio. C'hai anche il resto delle competenze, quindi folklore, territorio. Mm-hmm. Abbiamo detto il territorio è l'amore del territorio, è uno dei tuoi punti di forza. Chi se ne frega se non conosci tutte le opere del San Gallo, no? Però hai, allora, perché sei la migliore? Perché sul folklore, adesso non posso usare una battuta, diciamo, sono molto competitiva, no? Non è assoluto, sei tu che decidi dove. Poi è chiaro che dove tu decidi che sei la migliore deve interessare i tuoi clienti, o comunque deve essere un qualcosa che ti permette con i tuoi clienti di soddisfare le loro esigenze. Fine. Basta. Non è che uno gira dicendo sono la migliore, sono la migliore, questo non ha senso, no? Però è riconoscersi dei pregi e delle qualità forti, sì, e andare a illuminarle, andare a valorizzare, andarci a puntare sopra, no? Questo è, no, fermo restando che immagino che sai chi ha fatto il Duomo, un po', vabbè, chi, sì, un minimo, insomma, è chiaro. Ok, questo è. Allora, chiaramente, chi l'ha detto che una guida turistica si distingue solo per quel tipo di competenze? Sono un set di competenze. Hai fatto l'esame, quante cose vanno fatto studiare? Mica c'era solo la competenza artistica? Diciamo che in Puglia è un po' diversa la situazione. Vabbè, è ovunque è un po' diversa, le guide è un mestiere complicato. Ah. Ok, benissimo. Decidi che tu sei la migliore guida sul folklore sentino. E chi ti ammazza? Fine, sei la migliore, sei la migliore. Cioè, ma no, dovresti sapere, io sono la migliore sul folklore, pianzacoccia. C'è scritto da qualche parte che non si può fare? È vietato contro la legge? No, e allora abbiamo trovato dove sei migliore. Io sono migliore, io sono il migliore nella sintesi che abbia mai conosciuto. Lo state vedendo, no? Cioè, taglio tutto, quindi a me mi viene facile, cioè, senza sforzo. Sono il migliore nella sintesi.
Basta, frega questo, non lo so, però in questo sono il migliore, cioè, poi forse c'è qualcuno sarà ancora più sintetico, però diciamo io sono sintetico con un minimo di costrutto, ancora un minimo di senso. Ci siamo? In che cosa siete i migliori? Non si spengono mai. Può essere? No, prima o poi si spengono. Beh, ci sono quelle antivento, però. Si spengono pure quelle, però, vero? Sì. Non finiscono mai, quello però sono i rotoloni, che vabbè. Si può mutuare anche dai prodotti, non è detto che le persone possono mutuare dai prodotti. Altre idee di perché siete i migliori? Non ci sono idee perché siete i migliori? Beh, se no non sentono giù, perché purtroppo il streaming no, lo streaming è proprio lui che sta in fondo, poverino, non sente la voce tua, e quindi no, per dire, per esempio, perché tu sei migliore, perché se la vita è lavoro entra nella vita, quindi conosci benissimo, per esempio io lavorando con gli artisti, però non solo lavorando, ma sono dei miei amici da anni, quindi li conosco, i loro punti di forza e debolezza, quindi posso pure, lo so, un altro approccio come parlare con loro, che un altro che non sono la migliore, non in assoluto, sono la migliore perché conosco il linguaggio degli artisti, conosco il mondo degli artisti. Poi è chiaro che a qualcuno interesserà di più, a qualcuno interesserà di meno, ma questo ti distingue. Sei cool in assoluto? Forse no, sono cool in alcuni aspetti. Certo, e quindi sto dicendo, su quello puoi essere la migliore, poi la migliore non mondiale, la migliore magari qua, la migliore a Lecce, la migliore nel Salento, la migliore in Puglia, la migliore nel centro-sud, la migliore in Italia, cioè voglia credere, ma la migliore nel senso che appunto ti riconoscono, ripeto, la migliore non è un'autoproclamazione, è un riconoscimento che gli altri possono fare di te se glielo fai presente, se non glielo fai presente, no, di competenze, di qualità, di doti, di talenti che tu hai. Sì, sì. Però nessuno pensa mai che questa cosa si possa fare. Tu giustamente pensavi a quello che ti manca. Infatti io quando ti ho detto che cosa ti manca per essere la migliore, non hai avuto più problemi, sei partito a macchina. Sapevi esattamente quello che ti manca per essere la migliore. Mentre in realtà tutti noi siamo migliori senza nessuna carenza. Il problema è capire da che parte devo guardare lo specchio. Però se vi riesce difficile capire in che cosa siete migliori, ok, fatevi la domanda, che cosa mi manca per essere migliore? E cominciate a scrivere tutto quello che vi manca. E poi vi renderete conto che quello che vi manca sono pezzi di carta che si comprano. Fiducia, riconoscimento, autostima, cioè tutta roba che con un paio di corsi si risolve. Volendo, fine, che non vi manca niente. E chi dice che gli manca i soldi in realtà sta spostando l'attenzione su una cosa che è secondaria. È evidente, i soldi non sono mai a sufficienza. Il problema qual è? Che se non ce l'hai stai molto attento, se ce l'hai li spendi, non è detto che li spendi nel modo giusto. Quindi non avere i soldi è una fortuna, perché ti costringe a sviluppare il genio, la creatività, e a trovare tramite anche un esercizio del genere il modo per non spendere e darsi valore. Poi magari escono anche fuori i soldi a quel punto, però voi considerate che in genere quando noi ragioniamo in termini di soldi ragioniamo sempre per eccesso, mai per difetto, e quindi tendiamo a sovravvalutare i soldi che ci servono. Il problema vero è che quando c'è qualcuno ce li dà, o ce l'abbiamo, ce li regala, li vinciamo, ce li prestano, ce li finanziano, tendiamo a bruciarli in un tempo paurosamente rapido e poi in realtà non tornano quasi mai. E questo appunto il non avere soldi è una fortuna. Però appunto, se non riuscite a pensare in che cosa eccellete, in che cosa siete migliori, pensate a quello che vi manca per eccellere, a quello che vi manca per essere i migliori, a quello che vi manca per avere successo, a quello che vi manca perché la gente passa per strada, vi guarda e dice: oh, che vi manca?
nulla. Se ti fai i capelli arancioni è più facile. Però. Che altro c'è? Non mi ricordo. Chiaramente, come ti differenzi dalla concorrenza? Come? No, cosa? Come? Che fai? Alla fine di tutta questa analisi, che problema risolvo? Che beneficio offro? Che cosa mi rende migliore? Che cosa eccello? Quindi, come mi differenzio? Come rendo? Prego. Ambedue, no, andiamo sui culant perché fashion se no finisci mai, cioè è infinita. No, sui culant che tu conosci, ovviamente locali in questa fase. Come puoi differenziarti rispetto a? Interessante, interessante, però questo ok, bene, questo è una capacità di ricerca più estesa o diversa rispetto agli altri. Bene, se questa cosa la valorizzi può diventare un tuo motivo di differenziazione. Altre idee? Stanchi? Vi faccio fare qualche altra sintesi? Ci siamo? Quindi l'ultima è perché? Mo ce l'avete un motivo per cui qualcuno ve lo dovrebbe scegliere, no? O no? Però le domande a questo portano poi alla fine, no? È più chiaro adesso qual era lo scopo dell'esercizio? Non c'è una risposta giusta, risposta corretta, c'è una risposta che intanto cominci a mettere là, ci ragioni, ci rifletti, vai avanti. Non è mai assoluta, cambia nel tempo, l'aggiusti, la sistemi, però intanto hai dei concetti, hai delle chiavi di lettura per vedere ciò che hai, ciò che sai fare bene, dove vuoi andare, che cosa ti manca, che cosa ti serve. Considerate che tutto ciò che vi serve di materiale in realtà non vi serve. Fine. Che ti serve? I soldi? Non ti servono i soldi. Ti serve sapere cosa farci? Non ti servono i soldi. Finché non sai cosa farci, hai buona fortuna, perché una volta che ce l'hai, sono finiti i soldi. Se sai come cosa farci, li spendi nel modo giusto, se non li hai buttati e non tornano. Che te manca? La macchina? Che te manca? L'attrezzatura? Che te manca? Il locale? Non te manca niente, mancano soldi da spendere. Non servono quelli. Ok? Questo sarebbe carino da fare anche per la vostra associazione, eh? Sì, appunto, dico adesso. Perché sicuramente escono 10 risposte diverse, matchandole esce qualcosa da paura, però esce qualcosa di veramente interessante. Quindi fatelo, poi casomai me lo mandate e ci ragioniamo a distanza. Però insomma sarebbe interessante da vedere, no? Anche le varie chiavi di lettura, perché poi aprono magari degli orizzonti nuovi. E così escono tutti e se ne vanno. Ok, domande, curiosità, riflessioni, ansie, angosce, preoccupazioni, mutui da pagare? No. Ma io però a me mi serviva questa cosa per farti capire come funziona. Sì, però uno che non ce l'ha un lavoro, come fa? Ma se io non ho un lavoro e lo vorrei fare un lavoro, allora se io cerco un lavoro sto cercando il nulla,
perché un lavoro è il nulla. Io cerco un lavoro come cuoco, rispondi a questa come cuoco. Voglio fare il pasticcere, rispondi a questa come pasticcere. Se questa io rispondo voglio trovare un lavoro, chiaramente sto perdendo tempo, ma non cerco un lavoro, perché se io voglio trovare un lavoro, il qualsiasi lavoro, quello si trova immediatamente. Il problema è che poi noi ci andiamo ad aggiungere tutte le nostre caratteristiche: agosto libero, sabato e domenica libero, 1500 fine mese, 14esima, è chiaro che a quel punto no. Ma stiamo sempre ragionando sul contorno del lavoro, non stiamo ragionando su quello che voglio fare. Tutta questa roba qua è mente che ci condiziona e che non ci porta da nessuna parte. Se non avete idea di che cosa vi piace fare nella vita, immaginate che cosa vi piace fare nella vita in modo libero. Visualizzate il lavoro che vorreste fare. Visualizzare il lavoro significa immaginare dove stai, immaginare con chi stai, immaginare cosa fai, immaginare come ti senti, immaginare che cosa dici, immaginare cosa pensi, immaginare quando inizia, immaginare quando finisce, immaginare come ci arrivi, immaginare cosa vedi. Si chiama potere della visualizzazione. Quindi se non sai cosa fare, immagina che cosa ti piacerebbe fare. Non dargli nomi, non ingabbiarlo, descrivi, scrivi, racconta. Vengono una marea di idee. Ma non mi dire che cerchi un lavoro, perché è chiaro che questa cosa non la puoi rispondere. Ma il nostro incontro si chiama "Tu sei un brand". Allora, tu sei Pippo. Se fossi una scopa saresti Pippo, non sei una scopa qualunque. Sono evidente che a questo non si sa rispondere. Se non sai rispondere a questo, sono due casi: o hai seguito poco la lezione, oppure stai cercando qualcosa che non puoi trovare. Ma se qua tu ti immedesimi anche su un lavoro che non fai ma che vorresti fare, sei più o meno in grado di rispondere. Magari sei un po' vago, però arrivi a rispondere. A te, che tu hai visto come guida, non hai avuto problemi a rispondere. Certo, se io dice voglio fare, che ne so, non si può rispondere, è evidente. Domande, dubbi? Tu riesci a rispondere? Sì, più o meno, più o meno. È chiaro che più cose fai, più apparentemente è facile, però è anche vero che più è facile dare stereotipi come risposte e non risposte. Qua è sofferta la cosa, è complicata. Non lo metto, ma non perché deve esserlo, perché non siamo abituati a ragionare in questo modo. Siamo abituati a descrivere il contorno delle cose, non quello che vogliamo, non quello che facciamo. Noi siamo abituati a prenderci il titolo delle cose, ma il titolo non è il film, il titolo non è l'opera. Che c'ha la Gioconda di Giocondo nel quadro, che è uno dei quadri più famosi al mondo? Ditemelo voi. È Gioconda quella? No. Sei Giocondo che la guardi? No. Si chiama la Gioconda. Ok, però dico, tra l'altro c'è una caratteristica incredibile quel quadro, che secondo l'angolazione dove ti sposti guarda sempre te, che è una cosa unica. Come ha fatto Leonardo non lo so, perché non sono un tecnico, però hai questa impressione. Allora, non ci fissiamo sul titolo del lavoro, non ci fissiamo sulla qualifica del lavoro, vediamo che cosa realmente facciamo. Ok? È un titolo, è come un film. Il titolo è indicativo, non è detto. Il lavoro è uguale, c'è un titolo, c'è una qualifica, poi andiamo a vedere che altro c'è dentro. Il problema è, non ci fermiamo al titolo, voglio fare il geometra, non vuol dire niente. Che vuol dire per me fare il geometra? Che cosa mi piacerebbe fare? Misure catastali dalla mattina alla sera. No? Misurare, anzi una volta uno misurava proprio, no? Adesso spari, col laser. 32,5, fantastico, e manco te sbagli, a meno che non sbagli a puntare. No, quindi sto dicendo, che cos'è che mi fa stare bene mentre lavoro? Nessuno ci pensa mai.
tutti pensano a 10 motivi per cui stai male quando lavori, ma che cos'è che ti fa sta bene al lavoro? In genere non si sa rispondere, no? Oppure c'è risposte stipate, la soddisfazione dei clienti, ma chi se ne frega, anche perché tanto non la misuri. Se la misurassi, gli chiederesti l'intervista e te la metti a fine della pagina. Ci siamo? Questo è il posizionamento, il motivo per cui qualcuno dovrebbe preferire me. È il motivo per cui io divento un brand, cioè divento un qualcosa. Che cos'è un brand? No? Questa si chiama dolomia. Non è un brand. Dolomia, dolo tua. Un'acqua sconosciuta. Se fosse stata Ferrarella era un brand. Che cos'è un brand? Qualcosa che le persone riconoscono. Poi è chiaro che può essere un brand internazionale, un brand nazionale, un brand locale. Voi qua avete, parlavamo prima del caffè Carta, no? Che è un caffè tipicamente vostro, no? Che è il caffè qua, però. Probabilmente se viene a Roma, Quarta, pensi che hai messo la marcia. Ci siamo? Ok, uno può essere un brand, può essere il miglior commercialista di Lecce, non deve essere il miglior commercialista della Puglia, non può essere il miglior commercialista d'Italia. O forse sì, non lo so, è una scelta. Ok, questo significa essere brand, però significa essere riconosciuto dagli altri come portatore di qualcosa di valore unico, differenziante, speciale. Niente, non deve essere qualcosa di fantastico, semplicemente è un percorso che io faccio di autosviluppo, di definizione e poi di misurazione rispetto a quelle che sono le esigenze dei clienti. Se riesco a matchare queste due cose, ho trovato un qualcosa che mi permette di promuovermi in maniera interessante, intelligente e di mantenere nel tempo questo che viene chiamato tecnicamente un vantaggio competitivo, cioè un qualcosa che mi fa aumentare anche la percezione di valore. Professional goal, positioning, sono la parte degli obiettivi professionali. Settima e ottava P, quindi quelle erano la quinta e la sesta, settima e ottava P, people e partner. Con quali persone voglio lavorare, quindi tendenzialmente che tipo di colleghi, che tipo di datori di lavoro voglio, o se sono un libero professionista, chi sono i miei clienti? E i clienti sono per forza di tre tipi: persone, aziende o enti. Alieni ancora non fanno target. Ok? Quindi o lavoro con le persone, o lavoro con le aziende, quindi business, o lavoro con gli enti, che possono anche essere business, associazioni e via dicendo. O tutte e tre, e allora sto messo male, cioè è complicata, però ok. Quindi people, le persone, quindi o che tipo di colleghi voglio, che tipo di datore di lavoro, che tipo di contesto, esiste il telelavoro, devo fare delle scelte. Seconda P, questa è la mia strategia di social network, però di network. Vado a chiedere il collegamento su LinkedIn a quelli che rientrano in queste categorie. Se io so che alcuni tipi di persona fanno alcuni tipi di lavoro per cui li trovo su LinkedIn, chiederò il collegamento a loro. Se alcune aziende sono potenziali miei target, chiederò il collegamento agli amministratori o ai responsabili di funzione su LinkedIn. Ci siamo? Come funziona? Oppure partner, persone che mi possono aiutare. In che senso? Persone che mi possono aiutare perché mi integrano l'offerta. Sono un grafico, mi capita spesso di dover fare o inserire delle foto, mi creo un collegamento professionale con dei fotografi perché se ho necessità so chi chiamare, ho un accordo magari commerciale, ho un partner commerciale, non ci faccio società. Oppure persone che mi possono segnalare, persone che mi possono contribuire a migliorare la mia reputazione, persone che mi possono in qualche modo fare da endorsement, come dice LinkedIn. Queste persone vanno coltivate, queste persone vanno messe in un network, vanno seguite. Su Facebook c'è una cosa che è fantastica, ti dice ogni giorno di chi è il compleanno e fai delle figure bellissime, no? Perché? Non perché la persona lo sa benissimo che l'ha letto su Facebook che è il suo compleanno, no? Che non pensa che te lo ricordi, anche perché gli auguri glieli fai su Facebook,
ma il problema è che comunque hai dedicato 30 secondi del tuo tempo per mandargli un messaggio. Questo è fantastico, le persone si commuovono delle attenzioni che ricevono, nulla è scontato. Allora, mandare un messaggio, mandare gli auguri, mantenere le relazioni è un'attività impegnativa ma che porta un sacco di soddisfazioni. Tutto il mondo che vedete domani dei social network regge su questo, sul fatto che io vado a sviluppare o a mantenere delle relazioni professionali e personali. Di due tipi: o persone che mi possono essere utili perché diventeranno clienti, perché mi daranno da lavorare, o persone che mi possono essere utili perché mi daranno una mano a fare questo. Ci siamo? Quindi, 2P, P, persone e partner. A questo punto abbiamo finito le 8P aggiuntive delle persone, entriamo nelle ultime, nona, decima, undicesima e dodicesima P, del marketing mix classico del marketing, però con qualche aggiustaggio. Prodotto, in realtà io l'ho chiamato performance. La maggior parte di noi vende comunque delle performance o vende comunque dei servizi. No, non vende un prodotto vero e proprio. Il prodotto vero e proprio è qualcosa di cui io acquisisco la proprietà. No? Per quanto tu mi puoi pagare, non sono uno schiavo, quindi c'è un limite, non sono una cosa tua. Performance perché? Perché un medico, per esempio, fa delle performance. In alcuni casi fa dei servizi, una lettura di analisi è un servizio, una diagnosi è una performance, può venire, non può venire, un'operazione è una performance. Tutte le operazioni non sono una uguale all'altra. Perché? Perché ci sono un miliardo di variabili e perché quando il chirurgo taglia, taglia in modo unico in quel momento, non taglierà più né meno uguale, perché cambia il paziente, cambia la situazione, cambia tutto. Quindi sono performance, quindi chiaramente presuppongono un approccio leggermente diverso, ora non entro nel dettaglio, però insomma, sei formatore, fai delle performance, cioè non è che fai la lezione, cioè non è metti il disco e parte, no? Sei un cantante, fai performance, tant'è vero che hanno inventato il playback proprio per risolvere questo problema, cioè va a cantare tutte le sere, non steccare, non cantare, vai sopra, vai sotto, la voce, il raffreddore. Allora, molti mestieri fai l'artista, fai performance. In alcuni casi invece vendi dei servizi, allora sono un po' più standardizzabili, sono un pochino più programmabili. In altri casi fai delle cessioni di know-how. Un commercialista fa una cessione di know-how, ti dice, non fai performance in commercialista a meno che non si mette a strillare, no? Fa una cessione di know-how, ti dice come si fa una fiscalizzazione, un rimborso spese, che ne so, no? In molti casi, se fai un progetto, tendi a fare una cessione di know-how. E ti pagano per quello, ovviamente, no? Se invece questa cosa è radicata nel tempo, magari fai un servizio vero e proprio. Più difficile che fare una performance. A meno che non fai delle presentazioni. Allora sì, là sei ogni volta soggetto a. Chiaramente significa avere un trattamento leggermente diverso a seconda di sto facendo delle performance, sto facendo un servizio, sto facendo una cessione di know-how. Chiaramente se io lavoro in un'azienda, anche là devo capire, no? Io posso lavorare come formatore in un'azienda e quindi, tant'è vero che chi lavora come formatore in un'azienda e ha un contratto a tempo indeterminato, in aula non ci vuole più andare. Perché è chiaro che lì è soggetto a una valutazione opinabile legata alla performance e tende a fare invece il progettista, quindi quello che scrive i progetti, perché quello è un servizio che è molto più comodo e meno discutibile e anche molto meno faticoso. Mi seguite? Quindi prima P, il prodotto, chiamiamola performance. Che cosa io faccio? Faccio l'uno, faccio l'altro, faccio tutte e tre, magari, non lo so. Seconda P, prezzo. E qui si apre un mondo.
Quanto vale il tuo lavoro? Quanto vale il tuo lavoro? La provincia dice che la guida guadagna da... C'è poco da discutere, no? Ci sono le tariffe. Fantastico, perché la guida è un mestiere riconosciuto. Invece fai? O vorresti fare? O faresti? Quanto guadagna un promotore turistico? Fantastico, bellissimo, quindi capita poi a fagiolo. Potevi dirmi altro, però insomma va bene. Dato che è giocata così, va bene. Quanto guadagna un promotore turistico? Quanto costa un promotore turistico? Certo, però appunto non c'è un tariffario. Quanto guadagna un medico di base? Cioè, quanto costa un medico di base? Quando, cioè? Fantastico, però è codificato, no? Non te puoi inventare niente, no? Capisci? Ah, ci sono dei mestieri fantastici che hanno albi professionali, che hanno tradizioni. Se voi andate sull'albo dei giornalisti, trovate le tariffe dei giornalisti. Quindi se tu assumi a tempo indeterminato un giornalista, a seconda delle mansioni che deve svolgere, ha un fisso. Se invece lo prendi a tempo determinato, lo prendi a tempo, lo prendi per una consulenza, per un ufficio stampa, per un'attività extra, ci sono le tariffe che ti dicono quanto costa. Se vai da un notaio, lui c'ha il tariffario e ti dimostra sempre che ti sta applicando il minimo sindacale. E tu là non puoi dirgli niente. Se vai da un avvocato, c'ha il tariffario. E anche là ti dimostra che ti sta chiedendo il minimo sindacale. No, tutti i liberi professionisti che hanno albi. Chi non ha l'albo suo deve inventare. Allora, il problema, torno a ripetere. Quanto vale il tuo lavoro? Tutti vorrebbero fare gli albi professionali in Italia per poter avere le tariffe, per poter dire... Ecco qua il prezzo, non si discute. Purtroppo non si può più fare, anche perché la Comunità Europea sta spingendo per dire no albo, si chiude albo. Gli italiani stanno a fare le barricate, ci metteremo 10 anni, 20 anni, 30 anni, 100 anni, delle due poi l'una, o diventeremo noi l'Africa, e quindi poi gli africani scapperanno da noi e prenderanno la barca in senso opposto, no, oppure finiranno gli albi. L'albo è un retaggio medievale. Allora il problema è che non c'è nessuno che ti dice quanto vale il tuo lavoro, e quindi il mio mestiere, io in genere lo presento così, è un mestiere che funziona, che ti chiamano a volte ti proponi, più o meno ti incontri, ti telefoni, ti maili o ti chatti e ti chiedono una cosa o due o tre, dipende. A quel punto tu cerchi di capire che vuole, in genere non ci riesci mai al primo colpo, però insomma, diciamo, dopo tanti anni un po' di intuizione ce l'hai. A quel punto dici ok, perfetto, faccio un preventivo, perché gli devo dire quanto costa sta cosa. Quindi mando un preventivo e succedono due possibilità: o ti dice di no e allora tu pensi che hai chiesto troppo, o ti dice di sì e tu pensi che hai chiesto troppo poco. Fine. È immancabile questo, cioè è un problema senza soluzione. Non c'è mai un giusto prezzo, c'è il prezzo che ti danno e fatelo bastare. Allora il problema è che il pricing, il prezzo, è la variabile più complicata che entra nel marketing delle persone. Quanto vale il tuo lavoro? Nessuno te lo può dire, a meno che non sei un notaio, un giornalista, un medico. Nessuno ti può dire quanto vale il tuo lavoro. È la tua capacità di rispondere alle domande, di creare valore nella percezione, di capire esattamente bene i benefici che tu reghi al tuo potenziale cliente, il tuo ego misurato, che ti fa chiedere il prezzo giusto per cui qualcuno ti dà il lavoro e qualcuno no. E ripeto, se no hai chiesto troppo, se sì hai chiesto poco, il dubbio ti rimane. Poi dici ok, va bene, già è tanto che lavoro.
Poi il problema dopo, subito dopo, è ok, speriamo che mi paga, perché poi è un problema anche questo. Ok, quindi sto dicendo, quanto vale il tuo lavoro? Ognuno di noi deve decidere quanto vale il suo lavoro, non il prodotto che io vendo. Come funziona? 5 minuti ce li spendiamo su questo, ma? Magari, no? Quanto ti costa il lavoro che fai? Ti costa il lavoro che fai, perché questo è il parametro di base. Intanto in soldi, quanto ti costa? Proprio costa. Costo per esempio dei materiali, costo reale. Devo andare 3 volte in azienda e tornare indietro. Quanta benzina ci devo mettere? Parcometro. O pagate voi, no? A Roma si paga, quindi devi calcolare. Se ci vai 3 volte, ci stai 3 ore, sono 10 ore di parcometro, sono 15 euro. Insomma, cioè, non è proprio un... Cioè. Allora, punto di partenza è capire costi reali che tu devi sostenere. Sotto a quella cifra non puoi proprio andare, perché significa che stai rimette, che tu per lavorare ci rimetti. E, insomma, cioè, o stai a fare l'investimento della vita, oppure c'è qualcosa che non torna. Non puoi rimetterci lavorando, perché crei una tendenza. Se crei la tendenza che paghi di più di quello che guadagni, non esci vivo. Quindi capire, rispetto alla prestazione che mi chiedono, quali costi reali io sostengo? Telefono, benzina. Poi è chiaro, secondo problema, quanto tempo devo dedicare? Perché magari lavoro da casa, lavoro con internet, apparentemente non ho costi. Bene, ma quanto tempo ci devo dedicare? L'unica ricchezza vera, che è inestimabile, di tutti quelli che non hanno lavoro, è il tempo. Se ti giochi male il tempo, sei fregato. Se usi il tempo per fare una cosa che non ti porta da nessuna parte, ottieni 2 grandi svantaggi. Uno, che non vai da nessuna parte, e 2, che ti demotivi talmente tanto che non ne azzecchi più una. In realtà c'è una terza, che in realtà non usi quel tempo per un uso più produttivo, il famoso tempo perso. Perché è perso? Perché lo stai dedicando a qualcosa che invece che fare altro. Se dovete lavorare in queste condizioni, è meglio lavorare gratis, perché almeno l'esperienza è più gratificante. Fa curriculum, sai che stai lavorando gratis. Se lavori gratis, immagina però che stai lavorando gratis e poi ti devi andare a trovare un cliente. Quello che, per cui hai lavorato gratis, non ti pagherà mai. Tutti voi siete giovani, avete l'esperienza di locali o di posti dove andate, dove qualcuno vi fa entrare gratis, perché lo conoscete, perché è amico, perché stavamo insieme alla materna, siamo cresciuti insieme, ok, fantastico. Quello cambia locale, tu in quel locale dove entravi gratis non ci andrai mai a pagare, perché sei abituato a entrare gratis, 10 euro non glieli dai manco se te impicchi. Cambi locale. E se non puoi andare dove sta il tuo amico che ti fa entrare gratis, vai a pagare in un altro locale. Questo è come è fatta la mente umana. Quindi chiaramente, se un tuo cliente ti commissiona un lavoro gratuito, bene, se vuoi farlo, fallo. Fallo consapevolmente, fallo per arricchire il curriculum professionale, ma poi sappi che quel cliente non ti pagherà mai realmente, perché chiaramente è abituato a ricevere le cose tue gratis. Dopo devi trovare un altro cliente. Quindi, quanto vale il tuo lavoro? Allora, anche chi non è iscritto a un albo professionale ha una tariffa base di riferimento. Ovviamente è adattata da città a città, ma è quanto guadagna una colf? Quanto guadagna una... Io sono più brutale. Quanto guadagna una filippina? Fermo tanto che ormai sono di tutte le nazionalità. Quanto? 7 euro l'ora. Quindi, fantastico, abbiamo un parametro, certo, cioè questo lo sanno tutti, pure la persona più analfabeta del paese sa che una golf, una filippina, sta sui 7 euro l'ora, ok?
eliminiamo il problema dei contributi, ok? 7 euro l'ora, primo dato certo, fantastico. Il lavoro che vi si chiede, quanto tempo pensate che ci voglia per farlo? Un giorno, due giorni, un'ora, mezz'ora? 7 euro l'ora per il numero di ore che pensate che siate coinvolti, esce il vostro compenso minimo sindacale. Ma uno può decidere pure che chiede meno, ma è consapevole e può dire, ditelo perché fa bene, mi stai pagando meno di una golf. Anzi, fategli il conto, una golf gli dai 7 euro, a me ne dai 4 l'ora. Alcuni se ne fregano, però almeno c'è la soddisfazione che gliel'hai detto. In più il problema è che ti rendi conto di che condizioni stai lavorando. I parametri però qua sono certi, cioè non c'è albo professionale che tenga. 7 euro l'ora, sotto a 7 euro l'ora, capite, cioè, non c'è bisogno che vi dico, no? Poi potete scegliere, appunto, io sotto i 7 euro l'ora preferisco dire lo faccio gratis, perché almeno mi devi un favore. Poi certo, se mi chiedi per un mese, no, per un mese ti dico ciao, ci siamo visti. Le cose che incrementano la possibilità di trovare lavori pagati bene è la capacità di sviluppare il no a lavori pagati male. È incredibile, ma è così. Più ti propongono lavori infame, più dici no, più c'è speranza che te ne danno uno buono. Non so che legge sia, ma funziona così. L'unico modo per alzare il valore dell'offerta oraria, perché poi è il parametro chiave, è quello di dare l'impressione di essere uno che già lavora. Se dimostri che c'hai, se tengo famiglia e c'ho bisogno, ti strozzano. Come si fa a dimostrare che c'hai lavoro? Abbiamo visto un sistema biglietto da visita. Due, che sembra stupido, banale, ma ripeto, cambia la vita, ti chiamano perché gli serve qualcosa e normalmente vi vogliono vedere. Nessuno ti dà una cosa per telefono, no? Te vogliono vedere o no? Tu che gli dici? Arrivo. Sbagliatissimo. Prima della prossima settimana non si può fare, non c'ho un buco libero. Certo, se lo fa un medico muore la gente, è evidente, ma il medico non ha sì, ma il medico sulle analisi ci sta gli anni a Roma, no, quindi fine. Però insomma, sto dicendo, il medico è un'altra professione, però il discorso è, no? D'altra parte, il medico ora, banale, io vado da un medico, il medico, hanno inventato questo sistema della sala d'attesa. Se tu vai a un medico alle 5 e la sala d'attesa è vuota, tu sei convinto che hai sbagliato medico, che è meglio andasse, anzi sicuramente hai bisogno di trovarti un altro medico. Se tu vai da un medico e la sala d'attesa è piena, aspetti un paio d'ore, sei convinto che sei incazzato, ma quel medico è un guru, perché è così. La mente umana è purtroppo perversa, l'importante è riconoscerla. Ci siamo? Nessuno di noi entra in un locale vuoto, perché il vuoto mette ansia, e se anche il locale dove vai tu, quasi tutte le settimane, lo trovi vuoto, cominci a pensare sono i gradinas, c'è stato un attentato, cioè non entri, hai resistenza. Se tu apri un locale, la cosa più sbagliata che fare è aprire un locale e fare l'inaugurazione tu cur, perché ti spari tutta la gente la prima sera e poi stai una settimana vuoto, perché chi è venuto la sera all'inaugurazione a sbafo non torna il giorno dopo a pagarti. Allora, il problema è qual è? È che non fare l'inaugurazione unica, la fai dopo 6 mesi e fai il festone bello, ti fai le micro inaugurazioni tutte le sere, inviti, cominci con mamma, con papà, con la cuginetta, pian piano estendi e dai l'impressione del locale comunque che ha gente. Allora, l'Italia è un paese in cui l'abito fa il monaco, e quindi se non ti vuoi indossare l'abito non funziona. Allora dovete dare l'impressione che avete comunque lavoro, non dovete tirarvela, dovete dare l'impressione però che non state proprio con l'acqua alla gola. Se il compenso che vi si prospetta è infame, cominciate a pensare di farlo gratis e poi comunque andare altrove. Cominciate anche a pensare, se i conti vi dicono che il compenso è infame,
fosse fate le cose in maniera troppo lenta. Perché se il compenso nasce dalle ore che voi ci mettete a fare il lavoro che vi viene affidato, per quello che, no, dividendo quello che è disposto lui a darti, allora è chiaro che a me è capitato tantissime volte di vedere dei giovani colleghi fare il progetto della vita per, in realtà per un'esigenza minima, c'era da compilare un formulario. Compilare un formulario ci metti 2 ore, perché ci devi stare 2 giorni immaginando 8.000 allegati che tanto non te li pagano perché non sono richiesti? Mi spiego? Io ho avuto un amico grafico che aveva trovato un lavoro, mi è rimasto impresso, una carrozzeria, lo aveva chiamato perché gli segni gli faceva il marchio, un weekend intero a fare proposte, una più bella dell'altra, sul marchio della carrozzeria, dopodiché la carrozzeria ha preso una clip art con la macchinetta sotto Mario Rossi e figli, 150.000 lire all'epoca, che era tantissimo, certo, per un weekend di lavoro e 8 proposte, niente. 150.000 lire per una clip art e una scritta, non mi ricordo in che caratteri, era un affare. Allora il problema è, rendiamoci conto quello che realmente vuole il cliente. Noi stiamo lavorando per lui. Se impariamo a essere sintetici, se impariamo a essere rapidi, se, allora magari i compensi non sono poi così miserabili. Quindi c'è anche il rovescio della medaglia. Sì, no, però certo, però appunto no, ascoltiamo quello che vuole realmente il cliente, capisci? Perché se no noi andiamo con quello che immaginiamo, che forse non è detto che. Quindi ecco che, insomma, stabilire il giusto prezzo è complicatissimo, è molto legato anche a come noi veniamo percepiti dal nostro cliente. Quindi è chiaro che se veniamo percepiti come giovani, come incapaci, come senza esperienza, quello tenderà a sfruttarci, tenderà a pagarci il meno possibile. Se invece diamo comunque, nonostante l'età, un'apparenza di professionalità, un'apparenza di sicurezza, un'apparenza, e via dicendo, può darsi che riusciamo a spuntare condizioni migliori. Ultima cosa sul prezzo, ci sono alcune consulenze, alcuni lavori, alcune tipologie che presuppongono comunque per voi magari un anticipo di spese, e quindi chiaramente c'è il rischio che comunque devi lavorare, sei pagato poco e devi anche anticipare dei soldi. Fatevi dare un acconto. Sembra che uno dice un'eresia. Chi non vi dà, ora non so gli usi e costumi locali, ma quello che ho imparato nella vita è che chi non ti dà un acconto è già predisposto a fregarti o a pagarti in ritardo o a trattarti comunque con rispetto. È nella prassi commerciale. Qualunque cosa voi andate a comprare che non vi danno subito, vi chiedono un acconto, vi chiedono una garanzia. Anche online, tutto quello che comprate c'è la carta garanzia, quindi i soldi se li fregano subito se tu disdici o salti. Quindi perché non puoi fare la stessa cosa? Allora, poi potete anche decidere che l'acconto ci rinunciate, ma il chiederlo e vedere la reazione vi dà comunque un parametro di chi avete davanti. Chi è serio, chi ha voglia veramente di fare le cose fatte bene, tende magari a negoziare un acconto più basso, ma non a non darvelo, perché ci sta. A maggior ragione che dovete anticipare delle spese. Altre domande, riflessioni sul prezzo? Ok, il prezzo è giusto? Ok? Poi è chiaro che alcuni mestieri hanno bisogno di preventivi, altri mestieri si dà voce, altri mestieri si fanno le fatture, altri no. Qui poi vi serve forse più un commercialista. Però il discorso proprio del quanto va, allora, il prezzo comunque è un indicatore di qualità, una cosa che costa poco vale poco. Ho capito con gli anni, ce ne ho messi tanti, quindi mi auguro voi che ce ne mettete di meno, è che è meglio che pensano non mi si possono permettere piuttosto che pensano di potermi sfruttare, perché quelli che non mi si possono permettere prima o poi magari tornano, quelli che pensano che ti possono sfruttare ti sfruttano e poi ti salutano e tu ti fai male.
Quindi però il prezzo è un indicatore di qualità, quindi se fate o chiedete un prezzo troppo basso, la percezione che date è di qualcosa che vale meno. Questo è. Tutti voi fate shopping e comunque, no? Se vedete una borsa che costa 1000 e una borsa che costa 200, chiaramente non ti compri né l'una né l'altra, ma pensi che quella da 1000 sicuramente è fantastica, no? Magari ad averla. Questo è, questa è la percezione comune. Quindi attenzione a quando accettate questo tipo di, ripeto, a volte è meglio lavorare gratis perché comunque inneschi un meccanismo di riconoscenza virtuale, ma c'è. Ok, performance prodotto, pricing. Terza P, che questa è caratteristica invece per le persone, il packaging, a sorpresa. Ognuno di noi ha un packaging, ognuno di noi ha un involucro. Il packaging sostanzialmente nasce perché, appunto, no? L'acqua così è complicata da portare a casa. Si sono inventati la bottiglia. Ci siamo? Il vino, come lo porti a damigiana, è scomoda. Quindi il packaging è un contenitore, è una protezione, è una sicurezza, è un'igiene, è una serie di cose. Per noi il packaging concettualmente è il modo con cui rendo tangibile, è il modo con cui rendo concreto le mie capacità, rendo concreto il mio know-how, rendo concreto le mie peculiarità. Ci siamo? Questo è il packaging per un professionista. Si apre il dibattito su come si può fare. Allora, un biglietto da visita è packaging, cioè un modo per rendere concreto il mio know-how. Un profilo su LinkedIn, in certo modo, è packaging. Come mi vesto e come vado all'appuntamento di lavoro è packaging. La mia foto è packaging. Come presento la mia attività, quindi le mie presentazioni, il mio materiale, la mia brochure, è packaging. Ci siamo? Il mio ufficio, la mia stanza, i miei mobili, la mia macchina è packaging. Quanti si fanno la macchina figa per far vedere che hai successo negli affari e poi passano la notte a dormire pensando a come pagano le rate? Ma quello gli serve per dare l'idea di una persona di successo. E in alcuni mestieri questa cosa è importante. Quindi ti devi, l'abito fa il monaco. Come parli, come ti esprimi, è un packaging, è un modo di, no? Usi parole inglesi, non usi parole inglesi. Allora, le parole inglesi fanno un sacco di scena, vero, con chi è in grado di apprezzarle. Se qualcuno non è in grado di apprezzarle o non le capisce, non fa scena, gli confondi solo le idee, quindi non serve. Ci siamo? Come le confezioni le candele? Quello è fondamentale, a volte fa la differenza. Le persone comprano la confezione, voi fate shopping, quante volte usate la busta del negozio come shopping bag, proprio come borsetta, perché è talmente bella che la porto in giro, la faccio vedere, no? Dovreste pensare a qualcosa che riguarda voi, che riguarda la vostra attività. Qui c'è veramente libero sfogo alla creatività. Il problema è che devo dare una percezione di valore, devo dare una percezione di, per esempio, di tecnologia. Allora, il codice QR è un modo per dire sto nell'innovazione, sto sulle novità. Ti do un biglietto da visita con codice QR. Fine, è un modo. Per. Qualcuno lo capisce, qualcuno no. Dipende sempre da che cosa io, per che cosa io mi sto proponendo. Però si possono fare tante cose da questo punto di vista. Ultima P, la promotion, la promozione. Quindi come faccio a farmi promuovere? Off e online. E qui, in parte domani vedrete l'ira di Dio di roba sulle promozioni online, in parte cominciamo a vedere qualcosa stasera. Come mi promuovo online? Allora, come mi promuovo online? Abbiamo detto, devo fare delle scelte. Scelte su chi sono io professionalmente, scelte su dove voglio andare professionalmente, scelte con
le persone con cui voglio entrare in relazione. Ok? Tutto questo poi in che cosa si concretizza? Si concretizza nel fatto che io vado a creare dei contenuti specifici in rete. Abbiamo detto, LinkedIn ha bisogno di contenuti da condividere. Voi su Facebook condividete dei contenuti, no? La foto del pupo, la serata in discoteca, i fiori che mi ha regalato per la laurea, che ne so, boh, i piedini che si vede, lo sfondo, no? Di dove sto per fare rosicà, il vicino, quello che volete, no? Sono i vostri contenuti personali. Professionalmente bisogna inventarsi dei contenuti professionali, ok? Allora, oggi ovviamente tu puoi creare dei contenuti o puoi utilizzare i contenuti degli altri che sono attinenti al tuo campo, al tuo ramo, al tuo ambito di specializzazione. Quindi la cura dei contenuti, abbiamo detto prima, è un qualcosa che ci differenzia. Dovete diventare curatori di contenuti che sono specializzanti per voi. E c'è uno strumento che io vi consiglio di cominciare a provare, poi mi mandate quello che fate. Allora, lo strumento si chiama Scoop, www.scoop.it, nonostante il punto it è americano, perché Scoop it, scoop.it, progetto americano, è un software che aiuta a crearti un giornale personale, Scoop it, e ti impara a entrare nella logica delle parole chiavi, delle fonti, delle risorse, delle condivisioni, degli aggiornamenti dei social network e via dicendo. Allora, su Scoop.it ti registri come persona, se hai già un profilo Twitter o LinkedIn o Facebook vai in automatico, dopodiché tu puoi gratuitamente curare fino a 5 topics. Cosa vuol dire topics? Vuol dire che candele profumate, incensi e dintorni, è il mio topics. Scoop.it ti dà www.scoop.it/candele-incensi-e-dintorni. È un esempio, candele profumate, basta, candele profumate, io, come te va? Ti dà un indirizzo personalizzato. A quel punto tu dici al sistema quali sono le parole chiavi che vuoi, che riguardano il tuo tema che vuoi curare. Indichi le parole chiavi, indichi nella registrazione del topics le fonti dove vuoi andarle a trovare, tanto mettici tutte quelle che trovi, poi si vede, e a quel punto lui ti apre un giornale personalizzato, graficamente anche da personalizzare, dove c'è candele profumate, incensi e dintorni, sotto metti una specifica, articoli, raccolte, quello che scrivi, quello che vuoi, a cura di il tuo nome, e ti dà la possibilità, ovviamente attraverso le parole chiavi che hai indicato, lui ti segnala fino a 100 articoli che potrebbero essere interessanti per te. A questo punto tu vai a vederti gli articoli e vedi se effettivamente sono interessanti segnalare nel tuo giornale questi articoli. Questo è un sistema che si fa per utilizzare gli articoli degli altri. Tipo? Sì, esatto, pesca da quelli, in realtà, soltanto che li pesca sulle parole chiavi che tu hai indicato. Ovviamente molti articoli non c'entrano assolutamente nulla con quello che tu hai indicato o con quello che tu vorresti, e non li selezioni, però appunto ti serve a cominciare a riconoscere il sistema degli RSS e delle fonti. A questo punto trovi un articolo che ti piace e gli dai scoop. Si apre una maschera dove tu puoi personalizzare il titolo, personalizzare l'immagine legata al titolo, che ovviamente lui ti suggerisce perché lo legge dall'articolo originale, personalizzare l'abstract di presentazione dell'articolo, che lui ti suggerisce perché lo legge, e poi scrivere tu due righe del perché tu consigli quell'articolo. Dopodiché ti dà la possibilità di condividere questo scoop, che esce con il tuo nome, su Facebook profilo personale, Facebook pagina business, LinkedIn, Twitter, LinkedIn profilo e LinkedIn gruppo,
Google Plus, Pinterest, Viadeo e altri. Quindi io spingo e magicamente aggiorno 6 social network con contenuti interessanti o riferibili a quello che a me interessa. Beh, gli articoli magari ovviamente non sono miei. Ovviamente se io volessi scrivere articoli, volessi pescare articoli miei o scrivere articoli miei, il sistema me li fa o pescare o scrivere. Perché io posso anche allora, lo scoop diventa un applet, quindi che io metto nel browser, ogni volta che trovo un articolo che voglio scoopare, spingo l'applet, mi si apre la maschera e io imposto lo scoop. Gli articoli man mano che entrano scendono e quindi si configura questo giornale. Non c'è limite a quanti articoli potete raccogliere ed è gratuito fino a 5 topics. Potete taggare gli articoli, quindi classificare gli articoli con delle etichette. Le persone possono abbonarsi al vostro giornale e vi seguono. Il sistema automaticamente, come arriva a 100, si ferma e ti segnala ogni giorno fino a 100. Se tu ci vai 3 volte al giorno e azzeri 100, ovviamente ti leggi i 300 articoli. Poi ovviamente impari che c'è il giorno che puoi e gli dai l'occhiata, il giorno che non puoi clicchi e li cancelli tutti. Comunque se tu non li leggi, lui comunque continua ad aggiornarli, quindi scala i vecchi e mette i nuovi. Ed è un modo fantastico per cominciare a conoscere il sistema delle risorse online, il sistema delle fonti, le condivisioni sui social, l'aggiornamento e soprattutto cominciare a curare un tema. Il tema deve essere possibilmente però specialistico. Non posso curare formazione professionale perché scrive tutto il mondo su sta roba. Mentre formazione professionale per i fondi finanziati nella regione Puglia forse diventa un po' più interessante. È un esempio. Cioè devo andare sulla nicchia, devo fare delle scelte. Allora, fermo restando che posso sbagliare le scelte, esiste un bottone, cancella tutto e butto e ricomincio da capo. In realtà appunto se è una palestra, la Scoopit è una palestra, serve a imparare tutto questo mondo. Quindi chiaramente se voi fate uno scoop su un tema che vi appassiona, che vi caratterizza, deve essere un tema di nicchia. Un mio ex allievo lo ha fatto sulle piante da balcone. C'ha la passione, hai visto mai? E poi lo ha fatto, per esempio, un altro scoop è stato fatto sullo storytelling aziendale. Chiaramente se prendete cose nuove, se prendete appunto ciò che è cool, via dicendo, ti crei un giornale originale fatto con gli articoli degli altri. Se gli articoli che tu selezioni sono buoni, sono effettivamente interessanti, e questo per poter essere realmente interessanti vuol dire che tu comunque conosci un minimo la materia, le persone riconosceranno che tu gli stai dando un prodotto interessante, quindi tenderanno ad abbonarsi e a seguirti. Se questa opera Scoopit è come lavarsi i denti, si fa mattina e sera, quindi almeno una volta al giorno ci devi andare, se no non funziona. Se tu ti Scoopit almeno un articolo al giorno per 6 mesi, tendenzialmente, ed è fatto bene, acquisisci una certa visibilità in rete che ti può portare da qualche parte. Allora, il gioco è, se volete provare questo giocattolo, che ripeto è interessante, il problema vero è che tanti l'abbandonano perché appunto, no? Tutti i giorni, ma che palle. Se c'hai da lavorare è evidente, se non c'hai lavoro magari può essere interessante. Se lo cominci a fare tutti, se lui ha intenzione di farlo, fallo bene e via dicendo, fammelo sapere, ci possiamo ragionare a distanza su quello. Poi, perché una volta che tu hai raccolto questi articoli, hai creato il tuo giornale, comunque ti crea una tua visibilità all'interno, ovviamente dipende dal tema, però hai una banca dati di articoli fenomenale. Che ce se può fa? Beh, se tu non hai idea, me la mandi, te le do io 20 idee di cose che ci puoi fare, di contenuti che a quel punto diventano originali tuoi.
certo. Però se tu prendi l'articolo cool inglese e lo traduci, per dirti, lo traduci e metti che è una traduzione, però lo scrivi in italiano, sei tu che ti prendi i meriti, perché tu divulghi una cosa che la maggior parte delle persone tenderebbe a ignorare perché gli fa fatica a leggere in inglese. Certo, però considera che Scoop nasce più per gli altri, per i contenuti, però se lo vuoi usare per i tuoi va benissimo, è sempre una palestra, impari. Il giorno che prendi dimestichezza con tutto il sistema Scoop e ti viene bene, è il giorno che puoi aprirti un blog senza problemi e avere sicuramente successo. Ci siamo? Anche perché lo stesso Scoop può diventare, acquistando il dominio e pagando una royalty mensile, diventa il tuo sito. E diventa il tuo blog, diventa tutto tuo, con una serie di servizi interessanti, perché per esempio lui ti fa mandare alle persone che si sono abbonate al tuo giornalino, ti fa mandare una newsletter, quindi cominci a entrare nel giro dei grandi, cominci a fare una cosa professionale. Ci siamo? Allora, esempio proprio al volo che mi viene, chiaramente se devo fare uno scoop sulla promozione turistica salentina sto tutti i giorni a metterci mano. Se invece lo faccio uno sulle sagre o sui prodotti, facciamolo sui prodotti tipici salentini, non c'hai tutti questi articoli tutti i giorni, e comunque in ogni caso vai a selezionare solo quelli veramente più interessanti, dove non c'è la news ma c'è magari l'approfondimento, c'è il dettaglio. Allora è chiaro che una volta che tu questa cosa l'hai fatta per 6 mesi, hai mediamente 120, sabato e domenica festa, hai un centinaio di articoli sui prodotti tipici buoni. Tu diventi comunque un riferimento per i prodotti tipici. Due, su questi 100 articoli che ci si può fare? Beh, facciamo un infografico dei 10 prodotti tipici migliori. Ci sono delle guide poi che ti spiegano come si fa questo. Facciamo un articolo dicendo, no? E lo scrive l'associazione. Facciamo una presentazione sui 10 prodotti e sulle aziende più rappresentative. Facciamo una guida, facciamo un ebook, facciamo una videoguida. Ti si apre un mondo. C'hai l'archivio, c'hai tutta sta roba che nel frattempo hai coltivato. Se tu decidi oggi di fare una guida sui prodotti enogastronomici del Salento, t'ammazzi, perché ti hai detto, devi inventare. Se cominci a fare 3-4 raccolte d'articoli su temi che a voi appassionano, può essere l'eno da una parte e la gastronomia dall'altra, cioè più è piccolo più è facile andare a, perché chiaramente il sistema ti pesca articoli più mirati, se no veramente passi il tempo. Folklore, bene, tutte le sagre di paese, fai un archivio di tutte le sagre di paese e le racconti. Può succedere da qualunque, gli eventi, quello che ti pare, insomma. Ok? Si può copiare, prendere un articolo, scrivere il suddimento di qualcosa e copiarlo lì. Sì, no, il sistema è proprio quello. Io pesco articoli degli altri, non pesco. No, il sistema è fatto con gli articoli degli altri, perché in realtà se io clicco sul titolo dell'articolo, vado sull'articolo originale, quindi è perfettamente legale. Anzi, teoricamente la persona che io sto scuppando mi dovrebbe mandare la mail di ringraziamento, perché io gli sto facendo promozione. Dai, gli RSS è un software mirato a loro, chiaramente stanno creando una base ampia per poter poi vendere i servizi personalizzati, perché un sacco d'aziende hanno bisogno di questo tipo di servizi. Ok? Allora, ripeto, Scoop è un sistema fantastico, però appunto è più facile poi usarlo che raccontarlo. Vi registrate, lo cominciate a usare, tra l'altro appunto se tu curi il tuo Scoop lo puoi mettere su LinkedIn e sul biglietto da visita. Allora voi andate, se siete curiosi, andate a vedere Scoop, vi registrate, all'interno c'è un mondo, c'è di tutto. Poi guardate
gli scoop, allora questo anche come didattica sul marketing personale, guardate il mio scoop www.scoop.it/marketingpersonale, trovate negli ultimi 2 anni i migliori articoli su tutto ciò che abbiamo parlato oggi, non articoli, non solo miei, articoli di colleghi. Quindi se uno ha delle esigenze particolari, capire come funziona LinkedIn, capire come funziona Facebook, come si fa una presentazione di se stesso, un sacco di roba, là, ve la cercate, fate tutto taggato, quindi potete cercare. E per chi ha dimestichezza con la lingua inglese, invece può andarsi a vedere content marketing e content strategy, che è l'altro che io seguo. Basta che cercate me, poi trovate i due contenitori. Invece quello è una raccolta che sto facendo da qualche mese di articoli inglesi, diciamo in lingua inglese, sui contenuti, quindi su come si producono online contenuti che siano interessanti, utili, come si usano alcuni strumenti, come si fa un video, come si fa una presentazione. Quindi sono tutti articoli, diciamo, perché mi serve d'archivio in preparazione di non lo so che cosa, però stavo sperimentando come funzionava una raccolta in lingua inglese. Ci siamo? Quindi ripeto, scoop è proprio fondamentale, vitale. E adesso mi tengo gli ultimi minuti per vedere invece questo compito a casa, insomma, possibilmente fatelo, curriculum visivo. Allora, scoop è facoltativo, certo, dopo la lezione di domani se non fate scoop vi dovete solo vergognare. No, dico ma anche gli altri, cioè, andatelo a vedere, perché se avete dei temi che vi interessano, qualunque essi siano, perfino quelli OSE, c'è tutto raccolto, è impressionante, è in grandissima espansione, stanno facendo un sacco di cose, è veramente un bel modo di navigare. Eh? Da settembre del 2012 è poco che esiste, sì, è poco. Infatti fino a dicembre era in fase sperimentale, ho sudato 7 camicie per farmi invitare, perché se no non ti... E poi invece dopo l'hanno estesa. Allora, che cos'è un curriculum visivo? È una presentazione vostra, ovviamente sintetica, di alcuni aspetti del vostro profilo personale e professionale. Ok? Tecnicamente si chiama visual resume in inglese. Se andate su internet, su Google, e specificatamente su SlideShare, e digitate visual resume, trovate una marea di esempi, la maggior parte dei quali non in lingua italiana. Voi troverete nel materiale didattico uno storyboard. C'è il proprio storyboard? Ve lo faccio vedere, va? Capito? Sapete che cos'è uno storyboard? Sin da piccolo, no? Avete usato uno storyboard voi, no? Allora. Questo dove stanno i file? No. Visualizza. Ah no, ma io stavo sul... Stavo sul desktop però in realtà. Dunque, dove sta didattica? Eccolo qua. Allora, questo è uno storyboard, strumento tipicamente pubblicitario del cinema, invece noi lo usiamo per il nostro curriculum. Come funziona? Allora, tecnicamente lo storyboard, allora, quello che dobbiamo fare noi è una presentazione visiva, quindi una presentazione stile PowerPoint, poi chi ha il Mac usa Keynote e chi ha altri sistemi usasse quello che vuole, gettonatissimo Prezi, però è complicato da usare. Quindi 16 slide,
che raccontano di voi. Questi sono i contenuti delle slide, ce l'avete in modo tale che sapete. Allora, 16 slide visive. Cosa vuol dire? Che ci sta un'immagine e c'è del testo. L'immagine è grossa, 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 il testo piccolo, 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 non perché si legge piccolo, ma perché avete al massimo 3 righe da 140, io sto 4 ma sono troppe, 3 righe da 140 caratteri l'uno, uno il titolo e gli altri sono due specifiche. Se so 141 non succede niente, però è la logica e lo sforzo è quello di scrivere in modo sintetico. Come funziona? 16 slide. La prima è la copertina, la sedicesima è la chiusura. Grazie per l'attenzione, baci e abbracci, recapiti, indirizzi. Siccome questa cosa andrà pubblicizzata, non mettete cellulare. Se avete il cellulare per lavoro, bene, se no non lo so. Mettete la mail, quella ufficiale. Il cellulare non lo so. Forse meglio di no. Tanto chi è interessato poi vi contatta. A che serve? Serve a raccontare in modo diverso voi chi siete dal punto di vista come persona e come professionista. Ok? Ovviamente, come funziona lo storyboard? Copertina, ho un'immagine. Qual è l'immagine mia di copertina? Una foto mia, un tramonto, casa de nonna, la masseria dove andavo da piccola. Scrivo che cosa mi piacerebbe come copertina, quindi che tipo di immagine voglio. Su Google immagini, poi ci metto queste parole e vado a cercare. Se mi metto su Google a cercare le immagini ci sto 2 giorni, se invece me la pianifico prima e quindi la faccio tutta a tavolino, dopo è più facile. Quindi qual è un'immagine di copertina che mi rappresenta? Una foto mia, una foto... ok. Titolo, my visual resume, la mia presentazione, Tizio Caio e Sempronio, nome e cognome, quello che vuoi, massimo altre 2-3 righe da 100 caratteri l'uno. Ok? Dopodiché 16 slide che hanno la stessa identica logica. Immagine, sono nato a o sono vissuto in, quindi le origini. Lo storyboard ovviamente è una griglia, voi la potete anche stravolgere, ma intanto è un'idea guida. Quindi copertina, nome e cognome, magari le 3 parole magiche che sono uscite fuori, le parole magiche di LinkedIn, intanto diamoci subito, no? Facciamo capire all'interlocutore chi siamo. Sono nato, sono vissuto in, sono nato a Lecce, bravo, fantastico, ok. Che scrivo? Sono andato a Lecce? No, lo faccio vedere Lecce. Che cosa faccio vedere di Lecce? Se io sono guida turistica devo far vedere qualcosa di spettacolare, però. Perché si aspettano, no? Se no che faccio vedere? Lo stadio? Può essere. Il Duomo? La stradina? Il santo patrono? Decidete voi. Qualcuno ha fatto vedere Bari dal satellite, perché chiaramente Bari gli sembra troppo... Allora, dal satellite sono andato qui, si capisce che sta in Puglia, poi l'ha scritto Bari, ma insomma, sembra che stato stava. Ok? Chiaramente, mettici qualcosa. Sono nato quando ero piccolo, una citazione dell'infanzia. Tempi bui, no? Metteteci la PlayStation, che ne so, un ricordo. Stiamo narrando noi stessi su un altro piano, su un'altra dimensione. Ok? A questo punto, dopo, quindi 2 slide dedicate al passato, 2 slide dedicate a quando ero piccolo, 2 slide dedicate. Possono essere legate ai primi mesi di vita, possono essere legate alle elementari, possono essere una elementari e uno liceo. Scegliete voi quello che vi sembra carino da raccontare, che è un lato un po' personale, che è un lato meno conosciuto, che è un lato che nel curriculum non si mette.
A questo punto una slide sui miei studi e una slide sulle mie specializzazioni. Sempre visivo, che cosa faccio vedere dei miei studi? Lo stemma dell'università, la facciata della facoltà, la faccia del mio professore correlatore di tesi, la faccia di mamma quando ha saputo che, non lo so, quello che vi pare, è vostra. Come si può raccontare visivamente in modo carino il fatto che ci avete una, due, tre lauree? Puoi fare un collage in immagine, puoi fare la foto della tua tesi laurea. Siccome la copertina è banale, lo fanno tutti, fai una foto della tua tesi messa in qualche posto. La fine che ha fatto dopo che l'hai... No? Quello che vuoi, insomma. Le tue specializzazioni. Racconta le tue specializzazioni. Falle vedere. Che immagine scegli? Puoi sempre fare un collage, o puoi scegliere un'immagine sola, o puoi fare un abbinamento fra immagini scontornate. Sapete quali sono le immagini scontornate? Che immagini al vivo, senza cornice, oppure Scusate. Ok? Decidete voi quello che volete fare. Però anche questo è un modo diverso, è un modo informale di raccontare le proprie competenze. Perché è nuovissima poi. Noi... Sì, sì. Ah, dice, ma che ci faccio? Sì. Sì, ma anche no. Il discorso è, allora, le istruzioni per l'uso le do dopo, te le do subito. Voi la fate PDF, non mi mandate il PowerPoint perché io ho il Mac e non casino. Poi c'è un PowerPoint vecchio. Mi mandate il PDF, io vi do il feedback, dopodiché voi la pubblicate su SlideShare. Quindi vi aprite un profilo su SlideShare, la pubblicate su SlideShare e la collegate al riepilogo di LinkedIn, quindi la tua presentazione, una volta che siamo d'accordo che funziona, che a te piace e che io ti ho dato eventuali correzioni se servono, te la pubblichi sul tuo profilo, quindi hai un uso immediato, quindi hai già due vantaggi. Uno, hai aperto un profilo su SlideShare e quindi esisti per SlideShare, capace che qualcuno la va a vedere. SlideShare è in grande crescita in uso negli italiani, quindi hai visto mai. Due, hai una cosa comunque un po' figonzia sul tuo profilo LinkedIn che non c'ha quasi nessuno. Hai visto mai? Poi è chiaro che il momento che prendi fiducia, che pensi che questa cosa sia effettivamente una cosa utile, te la puoi portare anche al colloquio. Magari non fai lo sbarone che gliela fai vedere mentre, gliela lasci prima di andare via e gliela dà una bastonata. Ok? Se viene bene, chiaramente, no? Allora io volutamente non vi sto facendo vedere nulla, perché io ce l'ho di altri allievi, perché questa è proprio deve essere creatività. Poi se volete andare su SlideShare, tanto ci sono tutti gli allievi miei che la stanno caricando, quindi magari qualcosa trovate in italiano, nel mondo si comincia a usare, ci sono tanti esempi carini, prendete ispirazione. Ok? A questo punto, esperienze lavorative. Cominciamo a raccontare una, due, tre, quante ce ne avete tutto il cucuzzaro? Chiaramente se tu hai 10 esperienze lavorative vuol dire che la tua presentazione visiva non dura 16 slide, durerà 20 slide, 22 slide, non c'è un limite. Se dici e fai vedere cose interessanti, non hai problemi. Tendenzialmente... No, no, uno, due, tre. Beh, se hai esperienze legate, per esempio, a collaborazioni con associazioni, le metti tutte insieme. Sono due, tre, insomma, decidi tu, ce ne sarà una forse importante. Allora gli dai tutta la pagina. Sto dicendo, esatto, non c'è limite, siate creativi. Quello che conta non è quello che scrivi, è quello che fai vedere. Anche qua,
fatto il barman, ho fatto il cameriere, metticimi la foto da paura, e ce ne stanno alcune di un aperitivo, di quelle proprio che ti fa venire a bava, e poi dimmi che hai collaborato stagionalmente, no, in uno stabilimento e facevi cocktail, tutto un altro modo. Ci siamo? Qual è la logica? La logica è andare a colpire un altro tipo di emisfero, andare a parlare a una parte emotiva delle persone. Chiaramente è un allenamento, perché non siamo abituati a farlo, ed è una cosa che è molto interessante, perché prima non aveva senso mandare un curriculum del genere, non ha ancora senso oggi mandarlo, però farlo vedere sui social sì, è un bel contenuto. A questo punto abbiamo fatto 2-3 slide, ripeto, questa è una griglia di base, una slide intera sulle tue competenze. Quali sono le tue competenze gagliarde? Quelle proprio che deve essere coerente con tutto quello che stiamo dicendo, non è che mi spari, no? Allora, quali sono le tue competenze? Un'altra slide, quali sono le tue capacità, che sono un po' diverse, no? Non entriamo nel merito delle differenze. A questo punto una slide sull'informatica, comunque, no? Io l'ho scoperto dopo, però sembra che essere un blogger è diventato un titolo. Se sei blogger lo scrivi e dici: ammazza, figo, quello è un blogger, non gli si può dire di no. Quindi sto dicendo, competenze informatiche oggi fanno la differenza. Se imparate a usare, e domani avete tutti gli spunti utili per smanettare poi per il resto dei vostri giorni con ragion veduta sui social network, quella è una competenza che in azienda nessuno ha. Molti stanno cominciando a lavorare come social media manager, come community manager, come in qualche modo esperti di contenuti online, perché le aziende hanno bisogno di fare cose, si rendono conto che è un mondo nuovo e non sanno come muoversi. Allora è chiaro che se le mie competenze informatiche sono Explorer e Word, vai, pazienza, allora magari la posso anche saltare. Se però invece ho delle competenze un po' più interessanti, mettetele, no? E fatele vedere in modo carino, in modo elegante. Ieri sera si parlava che sapete navigare sui social in modo, insomma, interessante, no? Bene, scrivetelo, raccontatelo, fatelo vedere. Fate l'elenco di tutti i social che sapete usare, anche quelli bleffate tanto, alcuni manco se conoscono. Se non sai dove trovare l'elenco dei social, io ho messo nelle slide un'immagine dove ci stanno tutti i principali social nel mondo. Sono un migliaio, quindi insomma ce n'hai di tempo da sbizzarrirti. Lingue, non mi scrivete inglese scolastico, perché capito, non vuol dire niente. L'inglese o lo parli o lo spicchi, o lo capisci o lo leggi, fine. Poi possiamo decidere se lo parli, lo leggi o lo capisci più o meno a che livello, ma non mi mettere inglese scolastico, non vuol dire niente, ok? Allora, se mi dici che sai l'inglese, fammi vedere qualcosa, no? Che ne so, il principe, l'ultimo nato, che ne so, butta la sua tenerezza, che ne so, perché no? Dipende da che cosa vai a offrire. È il tuo curriculum, scusa, lo fai come ti pare, no? Se fai l'educatrice, certo, e il principe William, cioè, sai quanta gente si commuove? Cioè, metti Lady Diana, andiamo proprio nell'album dei ricordi. Ho capito, che ne so, metti Beatles, sono affezionato ai Beatles. Sto dicendo, ci sono tanti modi di raccontare le competenze linguistiche. Io ho avuto un'allieva che aveva vissuto in Australia, aveva un master ottenuto nell'università di Melbourne, quindi chiaramente con una competenza linguistica da paura, e ha fatto sì che tutto ruotasse intorno a questo tipo di esperienza. Lei in realtà si proponeva proprio per un uso dell'inglese di un certo tono, di un certo livello. Quindi dipende da, se poi invece le lingue non le sapete, vabbè, lasciamo perdere, saltate, sostituitela, ampliate una di quelle precedenti. Hobby, che vi piace fare, che hobby avete?
la fotografia, metti le foto, la cucina, fai vedere i piatti, il vino, metti le persone diversamente sobri, vedi, bellissimo. Mettete quello che volete, fate vedere gli hobby. Anche qua stiamo sul lato emozionale, stiamo sul lato più privato. Una slide intera sugli obiettivi professionali. Quali sono i vostri obiettivi professionali? Crescere, diventare bravo, buono, arrivare a fine, prendere la pensione, andare ai giardinetti con i nipotini, che è quello che vi pare. A questo punto c'è niente da fare, non visivamente. Perché dovete scegliere voi? Perché non si scappa, dovete farlo. Il brand you è quello. Fare un progetto di personal branding significa decidere il motivo di preferenza che tu vuoi indurre o stai inducendo nei tuoi potenziali clienti. Se no non stai facendo personal branding, se no non stiamo facendo strategie di marketing personale, stiamo facendo un po' di restyling, un po' di così. Questa è comunque la parte creativa. Citazione preferita. Qual è una citazione? Io ci ho avuto un allievo che ne ha messe 15, sembrava un disco dei Beatles, cioè, capito? Sembrava un long playing. No. Quando gli ho detto mi pare che sono troppe, dice, ma a me piacciono tutto, fantastico, ok, perfetto. Dico, perché non ci fai una presentazione di citazioni? Fai 15 slide, 15 citazioni. Dice, ma io non ho tempo, allora lasciala così, chi se ne frega. Questo però è per dire, no? Ok. Qual è la citazione che vi motiva? Rappresentatela, fatela vedere. Stiamo andando in chiusura e la penultima slide è una slide emotiva, una slide divertente. Può essere una citazione drammatica, può essere una citazione ironica, scegliete voi. Qual è? Allora, chiaramente deve essere, allora, questa cosa ironica però deve essere in linea con lo stile della presentazione. Se fai una presentazione ironica, divertente, anche come uso le immagini, ovviamente, anche qua sempre 140 caratteri, a parte la citazione che invece può essere più lunga, non mi usate i corsivi, non mi usate i caratteri con le grazie, con gli svirgoli, con no, perché sennò sono illeggibili. Bastoni dritti, Arial o Verdana è il massimo del lusso che si può fare, sono i caratteri che si leggono online. Non fate caratteri da esame della vista, usate 18, 24, 28, 36, allargate i corpi, tanto ci avete da scrivere poco. Come potete contattarmi? Quindi a questo punto, alla fine, grazie per l'attenzione, scrivete grazie per l'attenzione, dopodiché nome e cognome, di nuovo, foto, non della prima comunione, mail, eventuale indirizzo al profilo LinkedIn. Se avete un codice QR, sparato in codice QR, una cosa carina. Fine. Non è un obbligo, ovviamente, però se vi va di farlo, me lo mandate quando volete, insomma, non fra 2 anni, perché magari dopo ce ne sono troppe in giro, vi do un feedback e poi magari, se volete, ve la pubblicate e ci giocate, o la migliorate e la integrate. È un modo di presentarsi assolutamente originale. In questo momento lo stanno usando veramente pochissime persone, Ghost, e quindi funziona tanto, perché è molto carino, è molto originale e soprattutto vi permette di sviluppare idee, perché poi guardando quello che fanno gli altri, chiaramente ti vengono un sacco di idee divertenti di come ti puoi raccontare. Imparare a raccontarsi visivamente è fondamentale, perché i social network base è comunque Facebook vive di immagini. Una volta che ti sei fatto queste 16 belle slidine carine, molto visive, poco testuali, abbiamo detto vai su SlideShare, ti apri il profilo, nome e cognome, mettici consulente, esperto, medico, quello che sei, in modo tale che, no, ti riconosce il sistema. Ok?
carichi la tua presentazione in PDF, dopodiché c'è il modo per collegarla al tuo profilo LinkedIn e via dicendo. Una volta che hai 16 slide, hai 16 foto con testo all'interno. Estrai le slide come fossero 16 immagini. Copertina, seconda, terza, quarta. Sono 16 frame. Ok? Dopodiché vai su YouTube o vai un po' altrove e ti carichi il tuo slideshow. Le 16 slide le carichi con l'editor di YouTube, però devi essere registrato su YouTube, quindi direi che aprire un canale. Quindi però Google dice, ammazza, questo non solo sta su Google Plus, non solo sta su About Me, c'ha anche il canale su YouTube. Via, fantastico, unisci. A questo punto tu hai 16 slide, le carichi come slideshow sull'editor di YouTube e lui ti dice, ok, fra una foto e l'altra, perché lui a quel punto per lui non sono slide, sono slideshow, sono foto, che transizione vuoi? Dissolvenza incrociata, dissolvenza ruoti, giri, appari, tendina, insomma, ti inventi, ci giochi un po' e ti carichi le tue 16 slide, hai uno slideshow animato. Ferma. Volendo, Google, YouTube ti dà una copertina, ti dà la possibilità di creare un titolo di copertina e anche un titolo di chiusura. A questo punto, chiaramente, tu puoi decidere anche che le slide vanno in un verso, dall'alto in basso, dal basso in alto, a destra a sinistra, le muovi. Con l'editor è più facile a farlo che a spiegarlo. A questo punto lui fa un calcolo in base alle transizioni che hai messo, in base al numero di slide, in base a quanto si devono muovere, in base al tempo che tu vuoi che ogni slide sia vista, 3 secondi, 4 secondi, 5 secondi, dipende da quanto è piena, non fa la slide così perché insomma se la gente gli via un colpo, lui ti dice quanto dura quel video, un minuto e mezzo, due minuti, quello che sia. A questo punto lui ti dice, ok, vuoi metterci la musica? Ti consiglia per generi brani musicali più o meno della durata del tuo video e tu ci metti la musica. Se fossi bravo, brava, dipende da chi lo fa, addirittura lui ti dà degli spezzoni di movimento liberi, quindi tu puoi anche mixare foto e spezzoni in movimento, ma cioè, questo diventa complicatissimo, fatelo solo se siete bravissimi. In realtà tu hai a questo punto uno slideshow animato delle tue foto con la musica sotto che ti sei scelto e quindi si presuppone che stai bene. Quindi hai su YouTube il tuo visual resume ed è un video. Come YouTube ovviamente hai il permalink, hai l'embed, hai la possibilità di condividerlo su Facebook in giro eccetera eccetera. Fatto così comincia a diventare una cosa ancora più carina e questo non lo fa nessuno perché anche gli allievi che ho avuto più avanzati su quel video si sono intimoriti, pochissimi l'hanno fatto. No, beh, ma perché se tu c'hai il Mac e lo fai con iMovie ci metti un attimo. Certo, se hai il Mac e hai iMovie sta roba la fai un attimo con l'iMac, fine. No, e se non hai, ovviamente se hai Windows, io non conosco i programmi. Fai il Maker, perfetto. Esistono tantissimi programmi per fare visualizzare le foto in movimento, quindi creare dei mini video. Fate come vi pare. Il problema è che YouTube ti dà comunque ti dà la musica libera da diritti. Ah, che cosa succede? Che non solo tu hai, ovviamente secondo la durata, la possibilità di scegliere, che lui ti fa le anteprime, tu vedi il tuo piccolo video con la musica che stai selezionando e vedi come attacca, come stacca, come chiude. Sì, no, cambio e ne provo un altro. Finché non decidi, ok, mi sta bene, a quel punto non la puoi più cambiare. A quel punto però tu hai un video con la musica tua libero da diritti. Fantastico, a quel punto lo prendi, lo scarichi, te sei fatto il video e te lo porti dove te pare. Ci siamo? Costo zero. Prego.
Certo. Scegli, io metterei invece il nome dell'associazione e l'associazione com'è? Vamode, sì, mancava qualcosa, avevamo detto un aggettivo, no? Ah, no, il titolo dell'associazione, poi ci mancava qualche altra cosa, avevamo detto, no? Turismo e qualche altra cosa. Yeah. Non lasciate, perché di default se lo carichi da iMovie o dai FileMaker, lui di default ti mette MP4, iVK, levate sta robaccia, eh? Cioè è bruttissima, cioè proprio dimostra che non sai di che cosa stai parlando. Lo fanno agenzie pubblicitarie che si fanno magari milioni d'euro per sta roba e fanno questa boiata. Quindi il titolo va personalizzato. Personalizzare le tag, mettete la descrizione, mettete il link alla pagina Facebook in attesa della pagina del sito, poi casomai appena ce l'avete lo sostituite o lo modificate, ma un video show del proprio profilo professionale non ce l'ha nessuno. Se avete un po' di gusto estetico, avete qualcuno che vi dà un consiglio anche come impaginare graficamente il PowerPoint o il Keynote o quello che volete, beh, possono uscire fuori dei lavoretti veramente carini. Tempo, ma costo zero. Se poi volete proprio stare tranquilli, 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 le foto dove le avete prese hanno un sito, hanno un'origine. Se alla fine della presentazione, sul video magari no, ma sulla presentazione slideshare, mettete foto credit e la serie dei link dove vi siete fregati le foto, sì, ma proprio il link, metti foto credit e poi metti il link, che chiaramente sul PDF sono cliccabili a quel punto, il link di dove avete preso le foto. Sarà a fare un profilo personale, un povero studente, insomma, chi è che vi rompe le scatole? E stai anche a posto come discorso dei diritti, quindi sul video magari non c'è bisogno al momento, poi quando sarete ricchi e famosi sarete ricattabili, ma insomma sarà un piacere a quel punto. Ci siamo? Questo è una cosa che sembra stupida, che sembra banale, via dicendo, può fare la differenza. Sia se cerchi lavoro, sia che cerchi clienti, perché per un'attività professionale fa tutta la differenza del mondo. Una cosa molto semplice, fra l'altro YouTube indicizza la paura. Quindi, con il Photoshow, come associazione, ti puoi inventare, ma veramente l'ira di Dio, cioè puoi fare proprio le collane di video, perché tanto so foto, ci metti sopra il testo e le impagini. Se avete il Mac o iMovie o avete FileMaker, mi hai detto, no? Movie Maker, cioè. La fatica è pensare allo storyboard, è pensare a quello che stai facendo, però lo puoi fare per gli eventi turistici, per i prodotti, cioè ti crei proprio i tuoi video di prodotto, cioè. E è una cosa che le associazioni non fanno, cioè. Quello chissà quanto costa, chissà come si fa e via dicendo, quindi ti crei subito un posizionamento comunque di associazione evoluta, ma lo puoi fare per qualunque cosa. Ok? Domande, dubbi? Questo è, ripeto, se me lo mandate così state tranquilli, perché la mail è Stefano Principato senza punti, trattini o niente, 08 07, lo faccio in genere quando sto in missione privata, quindi 08, comunque c'ho anche gli altri precedenti, però adesso uso questa, 08@gmail.com. Allora, mi mandate chiaramente il PDF del PowerPoint che state facendo, discutiamo ragionevolmente di come si può eventualmente, perché magari lo fate già buono, quindi vi faccio i complimenti e via. Se eventualmente ha bisogno di integrazioni, miglioramenti, modifiche eccetera eccetera, quindi che a quel punto lo pubblicate, poi se volete la stessa cosa la possiamo fare sul video, insomma. No. Questa oggi è una cosa che può comunque, chiaramente non è una cosa decisiva, ma è una cosa che ovviamente attira l'attenzione, perché insomma, è nuova, è originale, è social e via dicendo, quindi è molto carina.
Il problema di fare queste cose è che non so cosa metterci, e quindi per questo ho fatto lo storyboard, così avete una griglia di riferimento. Poi chiaramente è una guida base, me ne bastano 11, ok, ne voglio fare 24, ne faccio 24, non metto l'informatica, metto due pagine di hobby, o metto i viaggi che ho fatto, o metto quello che ti pare, ok. Certo, sì, va bene lo stesso, certo, poi vediamo se hai bisogno di qualche integrazione, ti do qualche integrazione in caso. Questa è pensata per le persone, però insomma, non è un problema. Sì, ok, però insomma, questo è, quindi questo appunto, dico, ci tenevo a farvelo vedere di persona, perché appunto troverete nel materiale come si fa, cioè, quindi trovate lo storyboard, quindi sapete cosa serve. Ce ne sono tantissime di cose che si possono fare online, però è chiaro che se cominciate a usare Scoop, quindi ricapitoliamo un attimo, allora cominciate a riflettere realmente su quello che volete fare da grandi. Pensate che qualunque scelta che fate oggi, tanto domani si può cambiare. Si può cambiare perché cambi idea, o si può cambiare perché non te fanno più lavorare e quindi devi fare qualche altra cosa. È un momento magico, perché effettivamente si possono fare tante cose nuove che prima non si potevano fare, quindi vale la pena di provarci. Non ci sono regole certe, quindi si sperimenta e si prova a vedere come va. Metti che va, potrebbe essere la volta buona. C'è molta voglia, molta attenzione comunque su cose nuove, quindi su queste cose che sono un po' più originali, c'è curiosità anche di capire come si possono usare. Leggetevi poi il resto delle slide, insomma, date delle riflessioni sul mio blog Marketing Personale e soprattutto sul mio Scoop Marketing Personale, trovate un'infinità di spunti, di riflessioni, di articoli che ha voglia studiare. Aprite Scoop e provate a sperimentare, perché non c'è niente da fare. Anche domani la collega vi suggerirà tutta una serie di social, se non ci stai sopra non lo sai come funziona, per cui bisogna smanettare un po'. Fate delle scelte però chiare, individuate una nicchia su Scoop, prendete la nicchia della nicchia della nicchia, però sperimentate cosa vuol dire aggiornare le fonti, pubblicare tutti i giorni, modificare un titolo, scrivere un abstract, selezionare una foto, cioè è una palestra. Però questo, se lo imparate a fare, è capace che nel giro di pochi mesi fa la differenza, perché nessuno sa ancora come si usa realmente in aziende questi strumenti. Fatevi un curriculum visivo, perché veramente è una cosa fighissima. Sistemate bene LinkedIn e sistematelo visivamente, che uno dice ammazza, guarda questo chi è. Non c'è bisogno che ci scrivi, devi farlo vedere. Poi è chiaro che non è che là ti scatta il contratto a vita col Milan e ti piano al posto dei Balotelli, però comunque cominci a dimostrare che ci stai su queste cose. Queste cose sono comunque lavoro, mentre fino a qualche tempo fa erano modi di promuoversi, oggi è un modo di dimostrare che io so lavorare su questi strumenti. Comunque, ed è una competenza che sarà sempre più richiesta, e soprattutto cominciate a vedere in giro quello che fanno gli altri, perché si ruba tanto con gli occhi le idee degli altri e poi si mettono in pratica in sé. Non esistono regole certe, siamo nel mondo dell'incerto, e quindi bellissimo, perché può succedere la qualunque. È vero che c'è la legge di Murphy che dice che se pensi che qualcosa andrà male sicuramente lo farà, ma se pensi bene magari funziona anche l'opposto. Si possono fare un sacco di cose che sono divertenti, provateci. Quindi questo è, e poi niente, ci vediamo online, ci vediamo via mail, e qualunque cosa, insomma, mi mandate una mail, insomma, più o meno rispondo, no? Non sempre subito, ovviamente. In genere rispondo, a meno che poi non chiedete qualche oscenità o che non so rispondere, ma a quel punto vi do le fonti dove andarlo a trovare. E niente,
domande, curiosità, riflessioni dell'ultima ora. Intanto vi ringrazio per la giornata. E, non lo so, quando è che sappiamo il vostro primo incarico ufficiale? Quindi questo, intanto chiudiamo sta diavoleria, visto che, come si dice, missa est.